Nelle ultime ore, l'ex volto di Temptation Island Alessia Pascarella ha replicato alle parole dell'ex fidanzato Lino Giuliano. Nelle ultime ore, l'ex volto dell'ultima edizione di Temptation Island Lino Giuliano è intervenuto sui social scagliandosi contro l'ex fidanzata Alessia Pascarella. Tramite delle stories di Instagram, le ha dato della falsa e l'ha invitata a fare la brava, se no inizia a parlare lui, alludendo a questioni private sconosciute al popolo del web e al pubblico di Canale 5. Così, a distanza di pochi minuti, anche Alessia Pascarella è intervenuta sui social replicando alle parole dell'ex fidanzato e rivelando la sua verità dei fatti. Il tutto è iniziato perché a quanto pare Alessia si sarebbe mostrata in compagnia di un altro ragazzo. Temptation Island, Alessia replica Lino. Ecco le sue parole. Ma poi pensa quello che faccio io? Ma ta post, io non sono obbligata a dare spiegazioni a nessuno. Ma quando dico che siamo amici è la verità. Perché tu sei stato sporco prima, durante e dopo non significa che devi sporcare me. Il giorno che mi frequenterò con qualcuno lo dirò apertamente. Ha poi proseguito, sei e resterai sempre una persona cattiva. Una persona che fa di tutto per sporcare l'immagine di un'altra persona per ripulirsi. Lino Giuliano, a differenza tua io faccio nome e cognome. Hai lo stomaco di permetterti di fare pensieri e dire cose non vere. Ma anche se fosse, ma non è. Il problema qual è? Non ti dimenticare che tu hai pubblicato una foto nel letto dopo 3 giorni finite le puntate e non aggiungo altro. Poi vieni a vedere con chi sto e cosa faccio? Riprenditi Casta e Karen Malat. E ancora, questa è una persona che non accetta i suoi sbagli ed è disposto a qualsiasi cosa per buttare a su di me. Sono giorni che io non parlo su argomento, Lino. Appena lui vede che io sto bene torna a rompere il c***o. Scusate ma non si era creato una storia? Infine ha aggiunto. 4 anni di mancanze di rispetto, di pianti, sofferenza e prese per il c***o. Oh! Facciamo questa esperienza, mi hai umiliata, sminuita come donna e come fidanzata, mi hai rimpiazzata, o almeno ci hai provato. Hai provato a farti perdonare. Hai parlato male di tutti gli altri partecipanti compresi i tuoi amici, e non parlo perché sono una signora, per ripulirti però senza riuscirci perché rimani sporco. Finalmente rinasco, mi amo, amo Alessia in tutto e per tutto, sono felice, serena e so cosa merito per me e per mio figlio. Tu che fai? Come hai sempre fatto? Appena mi vedi felice e pronta per ripartire con la mia vita, mi attacchi, provi a farmi sentire in colpa. Ma oggi Carolino, non mi sento più in colpa per essere felice senza di te. Perché sì, sono felice senza di te, non piango più per te e te ne devi fare una ragione.